Erano esperti di montagna i due alpinisti morti sul Gran Sasso. Si tratta di Roberto Iannelli, 60 anni, originario di Ladispoli, e Luca D'Andrea, 23enne, nativo di Sulmona. La parete nord del Monte Camicia, una tra le più difficili d'Italia, ha assistito alla loro fine. I due corpi, infatti, privi di vita, sono stati trovati alla base della parete del Monte Camicia. Il recupero dei corpi è stato effettuato questa mattina dal Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzese e dall'elisoccorso del 118. Le salme sono state trasferite all'obitorio dell'ospedale Mazzini di Teramo. L'allarme sulla scomparsa dei due è stata data dai familiari che non li hanno visti ritornare a casa. Questo farebbe ipotizzare che l'incidente di montagna sia avvenuto nella giornata di ieri. I soccorsi hanno accertato che i due si trovavano in cordata. La parete nord del Monte Camicia è infatti considerata tra le più difficili d'Italia, poiché, proprio per l'esposizione, rende instabile la roccia. Iannelli, in particolare, oltre ad essere un esperto rocciatore, aveva già esplorato tutte le pareti del Gran Sasso e, in solitaria, aveva anche aperto diverse nuove vie. E proprio mentre stava aprendo una nuova via di arrampicata sul paretone del Gran Sasso nella zona della Farfalla, nel 2010 il sessantenne ebbe un incidente che gli provocò la frattura di entrambi i polsi e contusione alla testa. Roberto Iannelli, oltre al Gran Sasso, conosceva bene anche altre vette internazionali. Sei sono state le sue spedizioni, infatti, tra l'Himalaya e la Cordillera Blanca.